Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi è il famoso video che faccio ogni anno, il vlog di Natale, dove vi auguro, ovviamente quest'anno in tono minore, le buone feste. E andiamo a vedere quello che è successo durante quest'anno. Dovrei farne di più, magari dovrei farli questi video a cadenza bisettimanale, dove analizziamo un pochino i giochi, vediamo. Però intanto, che cosa è successo quest'anno? Quest'anno ho portato la realtà virtuale, ho portato pochi titoli perché so che tanti non ce l'hanno, però devo dire che è stata una bella esperienza. Ho portato delle serie, in primis quella su My Summer Car con il primo video diciamo aggiornato in italiano su come costruire l'auto, spero che sia stato utile ad alcuni di voi. Io ho portato anche delle guide su dei AAA come EVE Online o Arcage. Intanto ricevo messaggi. È stato un bell'anno, nel senso che ho avuto delle collaborazioni importanti con THQ, Koch Media, Kojima Production, quindi devo ringraziare voi che comunque siete un ottimo pubblico, un'ottima community. Ringrazio anche Ciccio Pupazzo e Ivan che quest'anno mi hanno fatto dono di alcuni giochi. Quindi Ivan mi ha regalato veramente il mondo, giochi che comunque alcuni ho già registrato, altri devo registrarli, e Ciccio Pupazzo che mi ha regalato un titolo che poi a breve vi citerò. Allora, ho deciso, così di getto, di fare, di non mettere nessun gioco, visto l'anno, che comunque non è nulla di che, di mettere solo le cose positive. E inizio appunto con un gioco che mi ha regalato Ciccio Pupazzo, che io ritengo il gioco più promettente provato quest'anno. E il gioco è Idoneer. Ancora abbastanza grezzo, ma godibile, bello profondo. È un gioco che costa veramente poco, ma secondo me può darvi molto. Ha un po' il limite di poter trasportare solo un oggetto alla volta in mano, però è un gioco che stanno aggiornando, che stanno aggiungendo varie cose. E per me, che mi sono preso benissimo con un gioco come Gold Rush, questo è senz'altro un titolo che io definisco un titolo promettente anche in vista futura. Ora andiamo a vedere la sorpresa, cioè non necessariamente un gioco che è uscito quest'anno, anzi è già uscito da un po', però che provandolo ho detto: cavoli, ma questo è veramente, veramente fatto bene. Eccolo voi. Il gioco è Dead in Vinland, un gioco uscito 2 anni fa, più di 2 anni fa. Non costa tantissimo, costa 20 euro, ma se andate a vedervi il video vi accorgerete di quanto questo gioco sembra essere davvero, davvero profondo. Lo trovate anche su altri siti, insomma, a meno, però valutate sempre l'idea di acquistarlo da Steam o magari se lo trovate anche su Epic, se volete dare una mano maggiore agli sviluppatori. Adesso andiamo a vedere due giochi, in questo caso, che sono, secondo me, i due migliori lanci in Early Access. Ecco voi, questo è il primo. Lo avete sicuramente visto chi di voi segue Gameplay Channel, che ci ha fatto una quantità spropositata di live. Il gioco è veramente aggiornatissimo, curatissimo. Il suo costo è abbastanza medio, nel senso che lo trovate magari a meno su altri siti. Su Steam lo trovate a 24,99. Vi posso garantire che li vale tutti se siete appassionati di medioevo, di survival, perché il gioco pare fatto veramente bene. E ora andiamo a vedere il secondo titolo. Il titolo è Skyhaven, l'ho portato poco tempo fa, è uscito a fine novembre. Mi ha sorpreso perché potevo metterlo anche nelle sorprese in realtà, però è fatto bene, ha tante cose già da adesso che è un early access, tante cose da sbloccare per gli appassionati di gestionali aerei, è una bella novità, la ritengo appunto una bella novità. Ora voglio citare altri due titoli. Senza una vera e propria, diciamo, sezione, che mi hanno sorpreso e mi sono piaciuti. Il primo è Craftlands Workshop. Avete visto il video che avevo fatto? Dovrebbero esserne usciti due, se non ricordo male. Ed è sorprendente perché comunque si continuava già dopo anche un po' di tempo che si giocava a portarlo avanti e svilupparlo. È un bel
un gioco di ruolo, insomma, gestionale, gestito in terza persona. Davvero interessante, soprattutto per il prezzo, perché l'ho trovata a 13 euro, che è un bellissimo prezzo. E ora andiamo su un altro titolo. Il titolo è Mars Horizon. Il gioco costa 18 euro e purtroppo al momento soltanto in inglese, non escludo lo tradurranno in italiano. A tanti di voi è piaciuto in video e non potevo non portarvi tra i migliori titoli un titolo spaziale, che sono la mia vera passione. E diciamo che questo è uno strategico, gestionale, davvero interessante, che una volta che superate la prima zona, quella dove comunque dovete andare nello spazio per la prima volta, diventa molto pressante, molto tosto, perché le altre corporazioni, sono davvero agguerrite e veloci, quindi dovete imparare a godervelo a pieno. Questi erano i miei giochi del 2020, quelli che mi sono piaciuti di più. Adesso io mi prenderò qualche giorno di pausa perché veramente ho passato gli ultimi tempi a lavorare e soprattutto a lavorare il mio lavoro vero, insomma, e a registrare dei video che alcuni parecchi sono già pronti, ma ho deciso di spostarli direttamente al 2020. Non so cosa mi riserverà il 2021, scusate. Non so cosa mi riserverà il 2021, non lo so, preferisco non pensarci in questo momento. A volte penso che potrei anche portare meno video di più qualità e godermi di più i giochi. Valuteremo. Dovrei anche magari farvi più rubriche, più vlog. Non lo so, non lo so. Valuteremo tante cose. Per intanto, come dice anche il grandissimo Link for Universe, continuate ad essere meravigliosi perché quest'anno ci sono stati veramente tantissimi commenti. Siamo anche aumentati di numero. Sono arrivate le prime perculate, i primi commenti sgradevoli. Insomma, ci sono, anche questo fa parte del gioco e dimostra che sto antipatico a qualcuno. E vi invito sempre a partecipare al Discord per quanto io non sia presentissimo. Però ci sono persone come Ocean Caster che sono sempre presenti e rispondono, mi danno un pochino una mano. O magari in futuro avrò occasione di regalare qualche chiave di gioco. Ho già da parte qualche codice di Desperados 1. Come sapete, a metà anno ho portato Desperados 3. Questa è stata la più bella collaborazione di quest'anno. Ho avuto anche modo di portarla in streaming su Steam. È stato un grandissimo onore, vi dico, e ringrazio soprattutto voi. Saluto anche gli amici Mr. Delric, appunto Sean Caster e il mio, diciamo, compagno di video con cui ultimamente però sto facendo molto molto meno, che è Mirko di Gameplay Channel. Auguro, sembra un po' banale dirlo quest'anno, però un buon Natale per quello che si può fare. E si spera che l'anno prossimo sia più bello, ma ci vuole poco, quindi sono convinto che lo sarà. Ognuno ha avuto i suoi problemi quest'anno, io pure, ma non ne parlerò qua in video perché non ha senso. Ormai qua si parla di videogiochi, non di altro, quindi non voglio lasciarmi andare a discorsi di analisi di anno perché non è il luogo e non ho la competenza adatta a farlo. Abbraccio ognuno di voi, grazie veramente tanto e speriamo davvero di trovare l'anno prossimo dei giochi veramente eccezionali per quanto riguarda il mondo indie. Un abbraccio a tutti, ovviamente non mancate qua sotto di farmi sapere quello che pensate del video, quello che pensate delle mie scelte e soprattutto vi invito e vediamo quanti di voi arriveranno fino a questo punto del video. Penso pochi, perché i video lunghi ormai sono fuori moda. Di scrivermi, oltre ai vostri commenti, quello che pensate delle mie scelte, il vostro gioco preferito che ho portato quest'anno. Sarebbe veramente curioso. Scrivete proprio il mio gioco preferito 2020 e poi mi mettete il titolo. Così vedrò un attimino i voti e se ci saranno abbastanza commenti, stilerò una classifica. Ragazzi, un abbraccio a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ciao!